Buongiorno, buongiorno, è venerdì 9 marzo 2018, pronti per sfogliare le pagine dei quotidiani locali e nazionali su quelli nazionali, grande risalto chiaramente sul dopo elezioni, sul tentativo di cercare la quadra per il nuovo governo, poi spazio anche alle decisioni sui dazi del Presidente degli Stati Uniti Trump, sui quotidiani locali. Eh, chiaramente grande attenzione sulla notizia del ritrovamento purtroppo del cadavere eh, del ehm, giovane di eh, Spoltore che era eh, scomparso da lunedì scorso, il suo cadavere è stato eh, ritrovato nei pressi di Fosso eh, Vallelunga a eh, Pescara. Andiamo eh, dunque con le notizie attraverso la rassegna delle prime pagine eh, dei quotidiani locali, intanto con le quattro edizioni del centro che hanno comunque lo stesso titolo d'apertura ecco qui eh, ucciso il ragazzo scomparso tragedia eh, a Pescara eh, un colpo d'arma da fuoco nel torace Alessandro Neri era eh, sparito da eh, lunedì ecco qui la foto del ragazzo scomparso che purtroppo è stato eh, trovato eh, morto ieri eh, nel tardo pomeriggio eh, sotto la testata eh, il ministro il Ministero dà l'ok ok alla centrale eh, del metanodotto SNAM. Proprio in questi giorni peraltro la regione eh, stava um, eh, confezionando e preparando eh, il, um, una serie di ricorsi eh, al eh, TAR eh, sulla vicenda del metanodotto. Sempre in Abruzzo per la politica la Lega eh, sfida Forza Italia a noi la guida della eh, regione. Commissione tributaria, basta con i condoni fiscali in Abruzzo. Sono eh, troppi. E poi scendendo di spalla itinerario consigliato sul crinale della catena del velino. Chiaramente la fotonotizia è legata al titolo d'apertura con gli inquirenti proprio sul posto in cui eh, è stato eh, rimenuto il eh, cadavere del giovane Alessandro Neri nei pressi del cimitero eh, di eh, San Silvestro eh, scendiamo eh, sotto la mm, fotonotizia eh, sempre a eh, Pescara Civitarese eh, lascia la eh, giunta, il sindaco chiama eh, Diodati a, a Pescara gli sfollati di rancitelli senza casa fino all'estate poi via ai lavori nelle strade di Dissestate di eh, periferia. Tocco da Casauria a ehm, segno di 12 euro per la pensione di un anziano. Il Buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna, il déjà vu in Italia, somiglia ad un oroscopo. Eh, vediamo eh, l'edizione di eh, l'Aquila del centro con i eh, richiami eh, in basso eh, all'Aquila saranno 341 le imprese che dovranno eh, restituire le tasse. Numero chiuso a psicologia, riammessi 49 studenti. Ad Avezzano consigliere esclusa scatta la diffida alla eh, Cosimati e per il eh, calcio altre brutte notizie eh, sul fronte dell'Aquila Calcio perché ieri è andata Deserta l'assemblea e l'Aquila a questo punto è a un passo dal fallimento. Ieri, vanamente, l'assemblea è stata indetta dal, dall'amministratore Miani che si è presentato, eh, ma non si sono presentati altresì i eh, soci e questo è un, sicuramente un brutto segnale. Avanti con l'edizione Teramana del centro: i richiami che vediamo in basso, la vicenda della pittrice uccisa: padre e figlio restano zitti davanti al giudice. Eh, tutti assolti per la truffa dei cartellini alla Aslin, Val Vibrata sgominata la banda delle spaccate nei bar, L ospedale di Teramo razionati, acqua, zucchero, eh, acqua e zucchero ai eh, pazienti. E poi ancora l'edizione eh, di eh, Chieti ehm, del centro, il sindaco di Primio va avanti, mi candido in regione, eh, medicina, il TAR dice sia sì i trasferimenti senza test. Poi ad A Manzi della Wilm basta, aziende in fuga in Val di Sangro. Infine a San Salvo spintonate eh, e calci a tre anziani nella villa. E Passiamo ora. Al messaggero Abruzzo, ecco il titolo d'apertura, ucciso con un colpo al torace, Pescara ha trovato morto Alessandro Neri, rampollo di una ricca famiglia italo-venezuelana, scomparso lunedì scorso, è stata una esecuzione in piena regola su cui indagano i carabinieri sotto la testata, teramo pochi e anziani il siluro del commissario sui vigili urbani, all'Aquila l'eroe e il cardinale, storia dei Bafile, un secolo dopo. L'impresa di Andrea e per il calcio di Serie B Epifani contro eh, Daversa un duello tutto pescarese l'allenatore del Delfino e quello del Parma eh, cresciuti sotto l'insegnamento di Dimascio. l'attaccante Mancuso bussa alla porta per un posto da eh, titolare o grandi stimoli di eh, spalla Montepulciano d'Abruzzo 50 anni di successi boom di vendite nella grande distribuzione insieme a Chianti e Lambrusco. Andiamo ora in taglio medio, la foto notizia per la politica, la Lega prenota la guida della regione, Bellachioma apre la competizione a destra, sempre in taglio medio. Di spalla, ragazza eh, molestata per l'8 marzo, vigilia di violenza, una studentessa di Avezzano ha denunciato i palpeggiamenti subiti, i sospetti su tre eh, stranieri. Sempre in taglio medio, Chieti, l'inchiesta, usura bancaria, giudizio, i vertici di eh, Serfina e poi in basso lo strappo di Civitarese, Pescara, addio ai grandi progetti. E infine andiamo con la prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo, l'apertura nessuna truffa con i cartellini ASL, tutti assolti, tecnici, dirigenti finiti a processo per truffa ai danni dell'azienda sanitaria. Sotto la testata anche sulla città trova spazio la notizia del ritrovamento del corpo di Alessandro Neri ragazzo sparito ucciso da un colpo di eh, pistola e poi la politica al centro con la fotonotizia il prossimo governatore sarà leghista il carroccio di spalla eh, alcuni richiami sulla vicenda eh, della morte di Renata Rapposelli la Rapposelli aveva paura di andare a Giulianova e sul fronte interrogatorio i santoleri fanno scena muta davanti al jeep in basso percorso ostacoli per il candidato Teramo centrodestra indietro sulla scelta del sindaco e poi per la cronaca in basso sgominata la banda delle slot che colpiva tra eh, vibrata e Tronto. Lasciamo per ora i quotidiani locali e andiamo um, sulle testate eh, nazionali. E, mh, siamo al Corriere eh, della Sera che eh, apre così: dal colle appello per il governo responsabilità. Berlusconi, farò il possibile. I timori mh, di eh, Draghi. Sotto la testata, mh, quello di ieri è stato anche il giorno eh, dei funerali del capitano della Fiorentina eh, Davide Astori che è stato trovato morto nella camera d'albergo a Udine nella, prima della partita che avrebbe dovuto la Fiorentina giocare eh, contro l'Udinese, ebbene ieri il giorno dei funerali la piazza piena per l'addio ad Astori. La eh, fotonotizia al centro, ecco qui eh, Corea, la svolta di eh, Trump con una foto del eh, dittatore nordcoreano eh, Kim che incontrerà eh, The Donald entro eh, maggio. Eh, scendiamo ancora con l'intervista al leader dei 5 Stelle Di Maio, eh, cerchiamo intese eh, sull'economia. Avanti ancora e siamo alla prima pagina di Repubblica che apre così Zingaretti, io alle primarie del PD, Mattarella chiede responsabilità, Draghi rischio, Italia se la crisi politica è lunga del Rio e Martina in corsa per il vertice DEM. E poi, in basso altre dichiarazioni quelle del appena rieletto governatore del Lazio Zingaretti, il modello è l'ulivo mio fratello Montalbano un po' mi ha favorito Susanna Camusso operai troppo soli nelle fabbriche ha vinto il grillo leghismo e poi Pier Moscovici se aumentare il debito per creare aiuti sociali ehm, ehm, lo spread salirà eh, di, se aumentate il debito eh, per creare aiuti sociali lo spread salirà di nuovo anche eh, sulla Pubblica, la fotonotizia è dedicata all'asse Trump-Kim, a questo incontro che sarà fissato nel prossimo, nelle prossime settimane. Ecco qui: Trump vara i dazi sull'acciaio, la globalizzazione è finita. Poi ancora in basso le ritorsioni: Europa e Cina pronte a reagire, ma temono una guerra totale. E siamo ora alla prima pagina della stampa, la base del Movimento 5 Stelle, alleanza con la Lega, parla il ministro Minniti, il PD rischia di sparire ma non può andare al governo. I risultati di un sondaggio interno ai Grillini, Mattarella, serve responsabilità, Draghi, crescita a rischio con l'instabilità politica, Renzi, niente primarie. Poi di spalla i dazi di Trump fra 15 giorni, esentati i Paesi amici, la BCE, decisione. Grave, poi altri eh, richiami mh, che vediamo sotto il titolo d'apertura. Eh, visto dall'estero, nuovo nome e strategie. Le Pen si ispira a Salvini per eh, rifondare il suo FN. Varoufakis: i 5 Stelle sono i nuovi centristi e entreranno nel sistema. E poi mh, la fotonotizia. Affari e Mitra sulle tracce degli italiani rapiti, reportage dal Messico tra agenti venduti e riti cannibali dei clan, del clan dei Narcos che detta legge. Siamo ora sulla prima del sole 24 ore, l'apertura BCE, prima mossa sul QE, Draghi critica gli Stati Uniti sui dazi, le decisioni unilaterali sono pericolose, il voto in Italia, la stabilità dei conti è cruciale e l'euro è... Irreversibile, cancellato il riferimento alla possibilità di aumentare gli acquisti, l'euro si impenna a 1,24 ma poi cala di spalla l'appello di Mattarella, richiamo del Presidente della Repubblica ai partiti, ora serve senso di responsabilità, Berlusconi apre a larghe eh, intese, poi mh, in la fotonotizia, festa della donna al Quirinale, ehm, cambio della guardia al femminile e in taglio medio Trump vara... I dazi selettivi esentati in Canada e Messico possibili altre eccezioni per i paesi amici. Il presidente dice dobbiamo difenderci in asprimento su acciaio e alluminio entro 15 giorni. La prima pagina del, del fatto eh, quotidiano, gli elettori del PD mollano gli eletti, il 59 vuole andare al governo col movimento 5 Stelle. La realtà è diversa dai tweet ed emerge dal eh, sondaggio. la eh, rilevazione di Antonio eh, Noto eh, subito dopo i risultati elettorali chi nell'urna ha scelto idem la pensa diversamente da Renzi e Compani mentre la disponibilità è meno netta tra i 5 stelle 49%. E poi le eh, parole eh, del costituzionalista Gustavo eh, Zagrebelski, tempi eh, lunghi per l'intesa e una eh, rivolta contro gli oligarchi, la strada è 5 stelle eh, centro sinistra. Poi ehm, le parole di Mattarella, il Colle Visaidem serve un esecutivo al massimo a eh, giugno. In basso, sessione 007, ehm, l'ultima di Renzi ora eh, pretende il eh, COPASIR, cioè i eh, servizi eh, segreti. Eh, L'ex Premier spinge per un fedelissimo al Comitato di... Il controllo. Avanti con il manifesto, ecco l'apertura eh, donne eh, di mondo, la festa della mamma è finita, Roma, Milano, Bologna, migliaia di donne in piazza per la giornata internazionale contro la violenza maschile per l'uguaglianza sul lavoro, in Spagna lo sciopero della marea femminista fa il boom di adesioni, sotto la testata Mattarella suona il gong, responsabilità. Eh, prima pagina del messaggero dedicata alla mh, politica e all'appello di eh, Mattarella, governo, Mattarella ai partiti è l'ora della responsabilità. Il Presidente sprona alle intese, Berlusconi apre, Di Maio preme sul PD, Draghi, l'instabilità è in minaccia per l'Italia, ad ottobre stop ai eh, sostegni. e Poi eh, sotto la testata, eh, commovente addio a Davide Stori, migliaia a Firenze con i big del calcio. Europa League, Lazio sfortunata e fermata dal palo, la Dinamo Kiev rimonta 2 a 2, poi di spalla promesse eh, 5 Stelle, il sud in fila per il reddito che non c'è, in taglio medio ancora la fotonotizia con eh, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Dazzi Trump firma la stretta, flessibili con i Paesi amici su acciaio e alluminio, le mosse di Unione Europea e Cina. Roma, scandalo, buche, c'è pure l'inchiesta, appalti mai assegnati, aperto un fascicolo sulle manutenzioni, fondi e burocrazia e i ritardi della Giunta Raggi. E poi in basso il paradosso dell'8 marzo: donne festeggiate con lo sciopero, le lavoratrici appiedate ringraziano il tempo, ecco l'apertura anche in questo caso dedicata alla politica ma con un taglio diverso, Forza Italia muore nel Lazio, il dossier nonostante Berlusconi il partito perde ovunque, soprattutto nella regione del Lazio, il peggior risultato di sempre su Roma e provincia, meno 47% tra raccomandati d'effetto Tajani, da destra a sinistra ecco gli eletti le preferenze alla eh, Pisana e poi ehm, la fotonotizia eh, con l'appello di Mattarella, ora responsabilità e di spalla alla ricerca dei moduli, al sud tutti in fila per il reddito di eh, cittadinanza. Eh, libero, ecco l'apertura. I poteri smorti spingono eh, Di Maio. Grandi manovre per eh, aiutare i 5 eh, Stelle, giornalisti progressisti, prodiani, Confindustria e persino il cardinal Bagnasco si appellano ai DEM affinché diventino valletti eh, del movimento 5 Stelle. Allo scopo di formare un governo e far fuori la Lega, gli elettori di Luigino bussano ai patronati per ottenere il reddito di eh, eh, cittadinanza. In eh, basso, però. I grillini eh, non dicono cosa vogliono nell'analisi di Vittorio Feltri, in quella di Pietro Senaldi. Salvini fa paura perché ha idee molto più eh, chiare. La fotonotizia: Calenda Becchino, ideale del PD, l'ultimo arrivato, vuole eh, comandare i eh, democratici. E ora eh, siamo alla eh, prima pagina della eh, verità, primi eh, tentativi di inciucio 5 Stelle PD, Zingaretti non ha la maggioranza, Grillini pronti a sostenerlo a parti rovesciate, la formula che i poteri forti vogliono per il governo e Mattarella incalza i dem, serve mh, responsabilità. E poi ehm, le, ehm, la, foto, la fotonotizia dedicata al governatore della eh, Liguria, Toti contro di Salvini e Toti la carta mh, Segreta. In basso il biotestamento non lo fa nessuno, sembrava fosse una legge indispensabile. A oltre un mese dall'entrata in vigore si sta rivelando per quello che era una battaglia ideologica che agli italiani non interessa. E poi l'avvenire, ecco l'apertura, l'instabilità e i dazi minano la crescita. Il eh, quantitative easing non sarà prorogato ma BCE eh, teme la guerra commerciale. Cina, UE e 11 paesi pronti a fare blocco commerciale. Contro gli Stati Uniti, Draghi lancia l'allarme, Trump arma le nuove eh, tasse. E poi... Eh, la fotonotizia contro ordine, il Parlamento è un po' più rosa, tellum, gioco di parole perché la quota di donne elette dovrebbe superare il eh, 35% eh, e chiudiamo con il mattino ehm, l'appello del eh, Colle scuote i partiti Mattarella è l'ora della responsabilità Berlusconi apre, Draghi l'instabilità è una eh, minaccia l'ultimo passo indietro di Renzi non si candiderà alle primarie, i big del PD puntano su Calentino da segretario già uh, ad aprile. Lasciamo ora uh, le testate nazionali, torniamo alle locali sfogliando le uh, pagine uh, del centro e in particolare siamo a pagina 2. Uh, L'Abruzzo dopo il voto: la sfida della Lega, guideremo la regione. Il partito di Salvini guadagna 100.000 voti e uh, ipoteca la uh, giunta. Ecco qui. I risultati ehm, appunto eh, delle ultime eh, due eh, elezioni politiche, quella del 2013 e, e quella del 2018 di pochi giorni fa, con eh, la situazione che evidentemente è eh, mutata eh, nel rapporto tra i eh, partiti ehm, con la loro eh, popolo della libertà eh, che aveva il 23,84% e la eh, Lega che aveva invece un misero 0,18%, ora invece c'è stato un incremento esponenziale, appunto, del partito di eh, Salvini, 13,8% contro il 14,44% di eh, Forza eh, Italia. E poi ancora le parole di Giuseppe Bellacchioma il confronto per individuare il comitato all'interno della coalizione sarà alla pari, non ci sentiamo eh, secondi a eh, nessuno. E poi ancora. In eh, basso, um, poche 5 eh, donne in Parlamento, a Narita Guarracino con Rosatellum dovevano essere eh, almeno 8, eh, e poi eh, azione politica, centrodestra, occasione persa. Gianluca Zelli, scelte sbagliate: la coalizione pesa meno dei eh, 5 Stelle, ma eh, torniamo appunto alla eh, Lega che, eh, ieri appunto, ha espresso mh, la sua posizione attraverso una conferenza stampa, mh, dove eh, appunto erano presenti anche i parlamentari eletti in quota Lega per la nostra regione. Vediamo. Professor Bagnai, un grande risultato della Lega in Italia ma soprattutto in Abruzzo. La vera notizia è questa, la Lega è riuscita ad ottenere tantissimi voti nel centro e nel sud. Perché secondo lei? Gli avversari hanno gestito malissimo la crisi economica seminando di fatto miseria, facendo aumentare il numero dei poveri e questa cosa ha fortemente condizionato il meridione. Fra l'altro da quando la crisi è iniziata il divario fra economia meridionale e economia settentrionale è aumentato. E poi gli avversari hanno gestito malissimo la crisi migratoria, creando un allarme sociale che forse in alcuni casi è ingiustificato, ma che comunque è percepito dalla popolazione e qui non si può rispondere dicendo non sta succedendo niente, va bene così, perché non va bene così, bisogna intervenire. E questi sono i meriti degli avversari. Il merito del leader è stato quello di affrontare la situazione con delle proposte concrete e candidando eh, delle persone che avevano o esperienza amministrativa, la Lega ha una, una forte eredità diciamo positiva di esperienze amministrative a livello di sindici, di consiglieri regionali, o persone che avevano espresso voce e proposte nel dibattito. Se la Lega dovesse andare al governo, il no euro sarà ancora un vostro cavallo di battaglia. Uno dei modi attraverso i quali questa Europa, quella che non funziona, ci tiene in qualche modo ingabbiati è eh, appunto l'Unione monetaria. Ma questa unione monetaria sta portando tutti giù e quindi bisognerà ragionare su con calma, senza essere aggressivi, con un atteggiamento propositivo, dando un ruolo alla BCE nel periodo di transizione, eh, ragionando con i partner europei su come smantellarla per tornare all'Europa che funzionava, quella degli anni 80-90, che ha visto l'Italia crescere recuperando posizioni sui partner europei. Pagina dell'Abruzzo sempre sul centro, anno giudiziario tributario, K. Ora basta con i condoni fiscali, allarme del Presidente della Commissione regionale, contribuiscono a creare una imponente evasione d'imposta. Nonostante ehm, carenza di magistrati e di amministrativi gli arretrati sono diminuiti del 10% in quasi tutta la regione. E poi in basso convenzioni intesa San Paolo in Abbi, fondo, eh, pardon, bando resto al eh, sud, fondo di 1,25 miliardi di euro. E ora la cronaca nelle pagine di Pescara, come abbiamo visto già in prima pagina: il ragazzo scomparso, eh, ritrovato, è stato ucciso, un colpo di arma da fuoco nel torace. Alessandro Neri, 28 anni, era mh, sparito da eh, lunedì. I cani eh, molecolari hanno eh, guidato eh, gli investigatori all'argine del torrente. Vallelunga, nella zona del cimitero di San Silvestro, il giovane era con le gambe in acqua e il papà Paolo ha fatto il doloroso riconoscimento sul posto. Decine di ragazzi che in questi giorni non avevano mai smesso di cercarlo. Qui ancora delle immagini degli inquirenti e poi in particolare il papà del sfortunato ragazzo a colloquio con il PM D'Agostino, proprio nell'imminenza del riconoscimento del corpo. Poi ancora eh, le eh, parole eh, della madre. Eh, Alessandro eh, non c'è più, la donna ha sperato fino alla fine nel ritorno a casa del figlio scomparso nel pomeriggio. Ha lanciato un appello su Facebook. Questa storia è eh, un incubo. Eh, come detto, famiglia italo-venezuelana e c'è il cordoglio eh, della comunità italo-venezuelana. Tanti messaggi in spagnolo alla mamma Laura Lamaletto: giustizia eh, per eh, Ale. Poi in basso. So le prossime mosse degli inquirenti, adesso saranno ascoltati gli amici, i carabinieri vogliono ricostruire la vita privata e lavorativa del giovane e i suoi ultimi momenti. Eh, proseguiamo, siamo a pagina 17. Gli sfollati senza alloggio fino all'estate. L'Ater non ha risorse per completare i lavori in una trentina di case da assegnare agli inquilini di via Lago di Borgiano. E eh, ora pagina 18. Lavori su asfalti e fogne nelle strade di periferia. Il Comune annuncia un nuovo programma di manutenzione da 410 mila euro. Interventi per sei mesi per sistemare le vie minori. Si comincia lunedì prossimo. A tal proposito, abbiamo ascoltato il vice sindaco Blasioli. Sono 410.000 euro, è un accordo quadro, quindi su varie vie cittadine. Significa che non rifacciamo interamente delle strade, ma andiamo a intervenire veramente dove la strada è ammalorata. Sono tanti, tantissimi gli interventi, cominceranno il 12 di marzo, quindi proprio a giorni. Dureranno 90 giorni, andremo a mettere mano sostanzialmente a tre situazioni in cui c'è un problema di fogna registrata parliamo di via Fiume Verde, via Mittiguerra e altre situazioni del villaggio Ercione e poi tante altre strade della città, soprattutto periferiche, a testimonianza insomma, di un'amministrazione che guarda anche le periferie della città, dove andiamo a intervenire per riportare in sicurezza la strada per pedoni, utenza debole, ma anche per le autovetture. Non ci saranno disagi, anzi i cittadini diciamo, ne avranno sicuramente giovamento, perché come abbiamo detto prima sono un accordo quadro, quindi sono piccole toppe che andiamo a a rimettere a posto nella città scarificando però quindi non è diciamo, un asfalto a freddo che significa che dureranno nel tempo e andiamo a intervenire dove ci sono state le principali segnalazioni da parte della città certo va detto che anche per le precipitazioni che ci sono state la neve che si è registrata nelle nostre città sono tante le strade ammalorate proprio questa mattina Abbiamo fatto una lettera al governatore della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, chiedendo che, oltre a queste somme che abbiamo reperito nei nostri bilanci e nei nostri piani triennali delle opere pubbliche, possa mettere a disposizione della città 2 milioni di euro. Questa è la cifra che abbiamo chiesto, che rimetterebbe un pochino diciamo, a posto le vie cittadine. Proseguiamo sul centro ricercato per furti in casa. Preso la finanza blocca un trentenne, deve scontare 13 mesi, droga 3 eh, denunce. Poi oggi l'addio ad Angela Totaro, volontaria che aiutava i malati, scomparsa all'età di 83 anni. Ehm, avanti e siamo agli sviluppi nel comune di Pescara con l'addio eh, dell'ormai ex assessore eh, eh, Civitarese, mh, traditi i miei obiettivi, me ne vado. Civitarese conferma le sue dimissioni, mi sono eh, sentito spesso isolato, i miei colleghi di giunta non mi hanno eh, capito. Ecco la lettera di dimissioni presentata dall'assessore Civitarese si pensa già alla sua sostituzione perché il sindaco Marco Alessandrini come leggiamo ehm, ehm, si rivolge all'ex assessore Diodati ricorderete anche l'addio di Diodati era stato contrassegnato da tante eh, polemiche ebbene Alessandrini dice a Diodati torna in giunta il sindaco chiama l'ex assessore stromesso ad agosto scorso ma lui chiede eh, tempo per eh, riflettere e proseguiamo, siamo a pagina 20. L'8 marzo a Pescara. Ilaria Cucchi. Dico ai giovani di sperare in un mondo giusto. La sorella di Stefano, tra gli studenti del De Cecco. Vado nelle scuole per essere un modello positivo di donna. E poi in basso: basta violenze sul posto di lavoro. Il capo della Mobile parla dei casi in aumento e invita le donne a. Denunciarli. Proseguiamo e siamo alle pagine di Montesilvano del Centro. Blitz in via di Vittorio, Distretto Sanitario. Il Movimento 5 Stelle rilancia: situazione indecente. I consiglieri Pettinari e Ballarin con il deputato Vacca diffidano la Regione. Da quattro anni attendiamo la nuova sede. Poi in basso: Club S. Circa 400 lavoratori per l'estate. Il 17 marzo a Montesilvano la selezione di personale per alberghi, ristoranti, intrattenimento e sport. E siamo a Spoltore, un censimento delle aree sotterranee. Il comune studierà le cavità del centro storico con la collaborazione dei cittadini matriciani. Servirà anche alla messa in sicurezza rispetto al dissesto. E poi ancora eh, proseguiamo e siamo a pagina 23, a ehm, Francavilla, supermercato e nuova eh, chiesa al eh, foro. Ecco come il quartiere cambierà volto dopo la demolizione della vecchia eh, parrocchia degli Angeli eh, Custodi. A San Giovanni Teatino invece, bronzino, non è più assessore, va a fare l'avvocato a eh, Milano. Eh, pagina 25, a Tocco da Casauria, l'Inps applica il conguaglio, pensione di 12 euro a un anziano, indennità mensile a sorpresa per un anziano che normalmente riceve un assegno ehm, di circa 2.500 euro. Protesta il sindacato spi non basta la comunicazione online con codice eh, PIN. E poi in taglio medio, prevenzione incendio, uno sportello a penne aperto nella sede dei Vigili del Fuoco in Via Guido Rossa. I cittadini non devono più recarsi a mh, Pescara. E ora le pagine di eh, Chieti, intanto con la eh, sentenza sulla d'annunzio. Sì al trasferimento a medicina senza testa. L'Ateneo nega l'accesso a una studentessa di infermieristica, ma il TAR annulla il rifiuto. C'è l'obbligo di valutazione. Il principio, secondo i giudici, la mancanza del test di ammissione al primo anno non può provocare un'esclusione. Il TAR impone all'università di verificare il percorso di studi individuale prima di pronunciarsi sul passaggio di facoltà. In basso De Carolis non danneggiò l'università. Il giudice del lavoro annulla il provvedimento disciplinare dell'ex digitale contro il senatore accademico. E poi la politica di Premio, il sindaco di Chieti non si tira indietro, mi candido, il sindaco è già pronto per correre alla regione, ma si profila uno scontro con Di Stefano, Movimento 5 Stelle, primo partito, il voto è dopato. E poi in basso, lettera alla giunta, condannato dalla Corte dei Conti, dirigente se ne va in aspettativa. E poi in basso, prestiti a tassi usurari, quattro rinvieti a giudizio, ex bancari della Serfina finiscono a procedere. Sotto accusa per i soldi concessi a una ditta di Pescara. E poi a Ortona, boom di iscritti alle scuole, chiesta la dirigenza. Bis a Ortona, nuovo piano di dimensionamento scolastico del Consiglio Comunale. Ciampichetti, proposta fattibile con la riorganizzazione degli attuali cinque istituti. E poi ancora siamo alla pagina di Teramo del centro con il giallo di Renato. A Rapposelli mh, volevano eh, rottamare eh, l'auto dopo aver saputo del terriccio. Le intercettazioni di Simone e Giuseppe Santoleri che hanno fatto scattare il quarto sequestro. Gli atti sono arrivati a Teramo il 25 marzo scade il termine per la nuova eh, richiesta eh, di arresto. E intanto, eh, come leggiamo in taglio medio, padre e figlio non rispondono al giudice. Ieri l'interrogatorio di garanzia in carcere il difensore Angelozzi, un eh, delitto senza. Sangue e poi in basso eh, presa la banda delle spaccate nei barri, in tre arrestati a Spinetoli, avevano base ad Alba, sono gli stessi che hanno colpito in vibrata. Noi prima di proseguire con le altre pagine del centro e poi ehm, prima di passare al messaggero ci fermiamo. Spazio alle previsioni del tempo, poi alla eh, pubblicità, dopodiché. Eh, di nuovo buongiorno, seconda parte di mattino 6 che riprendiamo con pagina 30 del centro, truffa dei cartellini alla ASL, tutti assolti. Il PM aveva chiesto condanne complessive per 13 anni, ma per i giudici i fatti non sussistono e non ehm, costituiscono reati. A processo erano finiti due dirigenti dei servizi che si occupano di eh, alimenti e sicurezza sul lavoro e tre tecnici, tra cui l'ex vice sindaco di Bisenti tra 90 giorni. E siamo a Silvi, tassa di soggiorno a Silvi, riunione con albergatori e proprietari. In Municipio il 14 Ferrari ha illustrato il funzionamento di un software per l'applicazione dell'imposta rinviata al 16 marzo la conferenza di servizi sui rifiuti interrati nella spiaggia della zona sud. E invece a Pineto, per la politica flop del PD, chieste le dimissioni del sindaco. Secondo un Movimento 5 Stelle e consiglieri di Centro i cittadini hanno eh, sfiduciato eh, l'amministrazione eh, guidata da eh, Robert Verrocchio. E ora ehm, passiamo nell'Aquilano. Siamo alla pagina di eh, Sulmona, centro storico senza auto. Pedonalizzazione: l'accordo è lontano. L'assessore eh, La Civita rilancia, ma i commercianti non ci stanno. E in città si accende il dibattito eh, tra eh, favorevoli e eh, contrari. E poi mh, di Spalla: l'attuale caserma è ormai inadeguata. Vigili del fuoco: rispunta il progetto di una nuova eh, sede. E siamo ora all'Aquila: le spine del post-sisma, tasse da restituire, coinvolte 341 imprese. Secondo il commissario Calabro sale il numero delle aziende aquilane, Reinaldi di Confindustria, sarebbe un tracollo, centinaia di posti a rischio. In Basso Università il TAR boccia il numero chiuso, riammessi 49 studenti, accolto il ricorso dell'UDU che autorizza l'iscrizione con riserva degli esclusi. E poi in Marsica, Tesoro dei Rom, chiesto eh, Maxi eh, Sequestro ad Avezzano. Per il fisco sono nulla tenenti, ma possiedono beni per un milione di euro. L'avvocato Milo si tratta anche di eh, eredità. Eh, e poi eh, tornando all'Aquila, tragedia sulla 17: indagini chiuse: eh, nello schianto morì una ragazza di Paganica, nei guai un cosovaro. In basso, di nuovo ad Avezzano, consigliera esclusa di sfida alla Cosimati, domani l'ingresso dei nuovi eletti, scoppia il caso Cipollone dopo una lettera al presidente. Lasciamo il centro, andiamo ora sul Messaggero Abruzzo, ripartiamo in particolare da pagina 44 con la politica e con la Lega, la Lega del Boom, ora tocca a noi scalare la regione. I neoparlamentari Bella Chioma, Bagnai e Deramo lanciano la sfida. Il sorprendente risultato del partito sconvolge i vecchi equilibri politici come abbiamo visto in precedenza. Il coordinatore regionale prenota la scelta del prossimo candidato governatore e l'economista neosenatore Bagnai. Io in Abruzzo perché l'unità... Ha sempre difeso la mia voce. E poi in basso la giustizia tributaria accelera i tempi: troppi condoni puniscono gli onesti. Il presidente della Commissione regionale, Gian Saverio Kappa, ha inaugurato l'anno giudiziario per l'abbattimento dell'arretrato. Si attende il decollo del processo telematico: il nodo degli organici. A tal proposito, vediamo il servizio realizzato dalla nostra ehm, redazione Aquilana. And Dati positivi per l'attività della Commissione Tributaria Regionale di quelle delle quattro province, un trend positivo illustrato dal Presidente della Commissione Tributaria Regionale Gian Saverio Cappa. Sul tema dell'evasione fiscale c'è stato, grazie alla Guardia di Finanza e all'Agenzia delle Entrate, un notevole recupero di imposte sottratte allo Stato, un recupero elevato soprattutto nel corso dell'ultimo anno. Una giustizia veloce, ha sottolineato il Presidente Cappa, che ha smaltito anche il 10% dell'arretrato, sia in primo grado che in secondo è diminuita la pendenza rispetto all'anno precedente, come dicevamo, e sono stati esauriti più processi di quanti ne siano stati iscritti. Per ridurre l'adietrato si attende anche il completamento della realizzazione del processo telematico iniziato nel 2016. Continua il trend positivo che già ho illustrato l'anno scorso: le commissioni di primo grado e di secondo grado in Abruzzo riescono a definire i procedimenti tributari entro due anni dalla loro iscrizione. E non solo quindi è una giustizia veloce, ma è anche una giustizia quantitativamente buona perché siamo riusciti ad abbattere in quasi tutte le commissioni provinciali e in quella regionale l'arretrato oltre la misura del 10% e questo era uno dei eh, traguardi che ci eravamo prefissati. Rimane preoccupante invece la situazione dell'organico dei giudici presso le commissioni provinciali e regionali, organico spesso carente. La situazione attuale provoca per le sezioni regionali della sede dell'Aquila che ciascuna sezione non possa comporre due autonomi collegi e fissare più udienze, dunque l'attività giurisdizionale non può avere la necessaria accelerazione. Il Consiglio sta facendo molto per aiutarci da questo punto di vista, proprio è dell'ultima settimana l'anno che sono stati inviati altri quattro vicepresidenti che quindi completeranno l'organico mancante, però attualmente si riscontra una mancanza in quello che è il numero dei giudici e questo dovrebbe essere al più presto posto un rimedio a questa mancanza. Sempre sul messaggero siamo a pagina 45 ehm, iniziano quelle insomma, di Pescara, le pagine di Pescara. Eh, a, a rischio l'eredità di Pescara 2027. Nessuna ricucitora civitarese lascia al momento del raccolto il progetto dell'area di risulta pronto per il consiglio comunale. Ha immaginato la città del futuro, si è sentito offeso dalle critiche poco istituzionali di Pagnanelli e non solo e dunque luna di miele finita, Alessandrina ha rivolto un grande grazie a L'assessore dimissionario e poi ancora in un anno e mezzo il professore ha prodotto NTA, decreto sviluppo e cittadella universitaria: fatali le divergenze sulla riapertura di Corso Vittorio a doppio senso e sulla rete di piste ciclabili. In basso le parole proprio dell'assessore dimissionario: Lascio per impraticabilità di campo, usa dunque una espressione calcistica civitarese se la mara lettera di sfogo del professore costretto a lasciare per colpa delle fake news l'augurio al comune ad andare avanti e Martelli lo difende. Allora vediamo anche in questo caso il servizio realizzato dal Tg6. Dalla prossima settimana tornerà il doppio senso su Corso Vittorio Emanuele, sindaco Alessandrini. Una decisione che però ha eh, fatto scattare, ha fatto andare su tutte le furie l'assessore Civitarese che ha annunciato le dimissioni. Mi dispiace che il progetto più importante che lui sta seguendo, quello cioè sull'area di risulta che è terminato e che deve approdare in aula, eh, non sarà lui a portarlo. Ci sono state naturalmente delle diverse visioni sulla questione della mobilità. La mobilità è materia che, incidendo sensibilmente sulla vita delle persone, richiede un supplemento di mediazione e di sintesi da parte del, dei responsabili politici. Occorre avere capacità di ascolto e di trovare una sintesi, tenendo conto di quelle che sono state le indicazioni piuttosto chiare della politica da un lato, ma anche della cittadinanza dall'altro. Penso quindi che noi andremo avanti, penso che ci sta in una squadra, in un'amministrazione chi ha voglia di starci, noi ci vogliamo stare e andremo naturalmente sino alla fine del nostro mandato con l'idea che la prima cosa, con un pensiero davvero grato a Stefano, sarà l'area di risulta che è un po' la sua, fra virgolette, eredità. La cronaca sulle pagine del Messaggero Neri, giustiziato con un colpo al torace. Il corpo di Alessandro ritrovato senza vita a San Silvestro era scomparso da lunedì. La scoperta ieri intorno alle 19, la sua famiglia ha fatto fortuna in Venezuela. Caccia al killer, il mistero sul Movente e sulla 500 trovata in via Mazzini. E poi ancora un ragazzo a posto, dicono gli amici, i carabinieri scavano nel privato e sulle vicende in. In America Latina difficile stabilire giorno e ora del decesso. Il freddo ha aiutato la conservazione del eh, cadavere. Poi ehm, Ale non c'è più. La mamma dà l'attesa allo sconforto con le eh, parole che sono state eh, scritte appunto su Facebook dove ha annunciato appunto, la morte del eh, figlio. In eh, basso bene i totem tagliacode, ma negli uffici mancano i bagni. Le associazioni dei consumatori promuovono la disciplina delle file e avanti. Nuove, eh, richieste. Eh, poi ancora, restando sempre a, ehm, a Pescare, o meglio nel Pescarese, più precisamente a Bussi sul Tirino Tremonti, riparte l'iter per la bonifica. L'ARTA non ha più bisogno di proroghe per le analisi sul sito, si aspetta ora la conferenza di servizi decisoria al Ministero. Una buona notizia per gli ambientalisti: dopo 11 anni, il 18 aprile si ehm, riunirà anche la commissione ehm, per piano d'oro. Il forum H2O è già, per, ehm, è già pronto a presentare osservazioni riguardo alla eh, criticità. E poi in taglio medio a Loreto Aprutino, operaio morto sul lavoro, il sindaco finisce a giudizio, Gabriele Starinieri sotto processo, l'incidente a Loreto nel 2014 durante un intervento a casa del eh, primo eh, cittadino. Proseguiamo e siamo mh, alle pagine eh, aquilane, l'argomento è molto eh, attuale, eh, se ne parla tanto in questi giorni, sottoservizi, passa la variante ma i lavori slitteranno ehm, al 2019, monta una nuova protesta di alcune attività di Corso Vittorio Emanuele, ieri i negozi bloccati perché senza acqua per uno sversamento di malte nella eh, fogna, individuate le macro aree restanti per la conclusione del cantiere, non ci saranno eh, costi a eh, Aggiuntivi e poi eh, di spalla, utenze non pagate, parte l'ingiunzione alla Banca eh, Sistema. E poi ancora in eh, basso, strade Colabrodo, ecco la mappa delle criticità, anche la provincia e le prese con la mappatura dilagano le proteste dei eh, cittadini. E poi ancora Ateneo, un altro colpo al numero chiuso. Il TAR del Lazio ha ammesso con riserva 49 studenti che chiedevano di accedere alla magistrale di psicologia. Ora UDU e l'avvocato Bonetti chiederanno di cancellare lo sbarramento negli altri quattro corsi. Persi 8.000 Ragazzi, andiamo avanti. Siamo ad Avezzano, aggredita e palpeggiata nel sottopasso. L'ennesimo gravissimo episodio si è verificato nei pressi della stazione ed è stato subito denunciato da una giovane. Il drammatico racconto della vittima: Sono riuscita a fuggire e sono stata aiutata da un ragazzo mio amico. Sotto accusa sarebbero in tre extracomunitari già noti agli inquirenti, poi ancora. In basso, SNAM, il Tar del Lazio e l'ultima speranza, il ricorso è di regione, provincia e comune e nonché le associazioni ambientaliste. Eh, siamo ora alle pagine di Chieti ecco l'apertura di pagina robot per le visite a distanza la telemedicina negli ospedali i pazienti di guardia grele e casoli collegati in rete con Chieti e Lanciano ridotti notevolmente i tempi di intervento nei casi di ictus, infarti e eh, grandi eh, traumi. La ASL investe oltre 600 mila euro il sistema può essere ampliato anche ad altre strutture immagini e audio in HD eh, poi ancora in basso mutui e eh, prestiti a usura ha processo la eh, dirigenza di eh, Serfina eh, in eh, quattro eh, rinviati a giudizio contestata anche l'accusa di estorsione udienza a ottobre eh, proseguiamo sempre, sempre nel chietino, benzina e minacce, bar nel mirino, grave atto intimidatorio nella notte in un locale di cupello, ingresso forzato e pavimento cosparso di liquido infiammabile. Sul bancone, l'inquietante scritta lasciata con un pennarello. Ti potevo mettere fuoco. Scattano le indagini dei eh, carabinieri. Il giovane titolare mh, ha eh, rilevato l'attività di recente. Non ho nemici e non mi faccio eh, spaventare. E poi a Vasto Radiologia, altri tre medici in pensione, scatta l'allarme. L'ex parlamentare Maria Amato il 24 marzo tornerà a fare il primario. Siamo in pochi, il caos dei notturni. E poi siamo ora alle pagine Teramane del Messaggero: Sosta Selvaggia in centro, colpa dei vigili anziani. Il sindacato: solo 28 unità e per chi ha 60 anni, la strada non è come stare dietro una scrivania garantite, due pattuglie mattina e pomeriggio, il comandante formare agenti per il eh, turnover, il commissario punta il dito contro il personale. Età media di 54 anni, meglio esternalizzare e ehm, meglio anche i sistemi elettronici. Eh, ricostruzione lenta di spalla, pronta la mobilitazione, la protesta, eh, molti sfollati sono ancora alloggiati negli alberghi con eh, enormi eh, disagi. Eh, poi ancora in basso San Gabriele, lunedì, eh, 100 giorni agli esami, l'appello eh, dei frati, niente alcol e eh, droga. Eh, controllati nell'unico eh, parcheggio, presidiate anche le vie eh, d'accesso. Siamo all'ultima pagina di Crodanca per, che vediamo per il messaggero, siamo al giallo della eh, pittrice Renata Rapposelli, Santoleri scena muta davanti al giudice, niente eh, medicine, in carcere eh, a Francesco protestano i difensori, non si regge in piedi, scarceratelo, non c'è pericolo di fuga. Simone, mia sorella mente, non ho venenato mia, mia madre, i legali quando hanno pranzato insieme erano al ristorante. Strategia eh, difensiva, eccola qui, accuse deboli, impugneremo l'ordinanza al Tribunale del eh, Riesame. Poi sempre a Giulianova, studente sospeso dopo la colterata a scuola, vogliamo vedere gli atti per fare eh, ricorso. L'avvocato del 18enne vuole interpellare la Presidenza dell'Organo di Garanzia eh, dell'Istituto. Lasciamo per ora il messaggero, ma ci torneremo tra poco per le pagine dello sport. E a proposito di sport, apriamo eh, questa eh, parentesi finale di materiale. Mattino 6 con le eh, rassegne delle prime pagine dei quotidiani nazionali sportivi. Andiamo sulla eh, Gazzetta dello Sport eh, che eh, dedica il titolo eh, d'apertura ai verdetti delle gare di andata degli ottavi di Europa League ai eh, Milan che botta dai eh, Lazio. I rossoneri si arrendono all'Arsenal 0-2. Quarti difficili, biancocelesti bloccati dalla Dinamo Kiev 2-2. Palo di immobile al 95. -6. Sotto la testata, eh, ecco la forza di Davide in 10.000 davanti a Santa Croce, Badel tu per noi sei la luce, applausi ai giocatori della Juventus nel giorno eh, dei funerali del capitano della Fiorentina eh, Davide Astori. E poi ancora di spalla Juve No Limits, eh, i suoi senatori vogliono eh, Kiev, e poi è festa Inter Milito, Icardi ci riporterà in eh, Champions e poi... Ancora le mani di Alisson contro Belotti con l'anticipo di questa sera all'Olimpico tra Roma e Torino, ore 20 e 45. Nessuno para quanto il brasiliano, ma il gallo eh, puntini. Puntini in basso. Fettel da record, però la Mercedes mette già paura nei test a Barcellona. Tirreno Adriatico, Nervitesi, spinta una maxi caduta. Poi sfreccia Kittel. E poi ancora il mito di Soldini, ultimo dominatore degli oceani. Andiamo alla prima del Corriere dello Sport che dedica l'apertura all'allenatore della Juventus ed ex calciatore del Pescara. Massimiliano Allegri, il numero uno, l'impresa della Juve a Wembley proietta Allegri tra i grandi allenatori di Champions. Nessuno come lui nelle ultime otto edizioni. Sotto la testata crollo Milan-Lazio e Dura. L'Arsenal gela San Siro 0 a 2, la Dinamo Beffa Inzaghi 2 a 2. E poi il dono di Davide, l'addio da storia, batte i muri e riunisce il calcio in un unico abbraccio. Firenze in lacrime, saluta il capitano mentre il cielo si tinge di eh, viola. In basso l'anticipo di A. Roma è arrivata all'ora di Schick, Toro da battere. E ora eh, tutto sport che ehm, anche insomma, questa testata apre proprio con l'allenatore della Juventus Massimiliano eh, Allegri. E infatti, ehm, questo è il titolo, ma fategli un monumento. L'impresa della Juve a Wembley ha esaltato la forza del gruppo, dei senatori della coppia Higuaín eh, di Bala. Ma ancora una volta sono state decisive le mosse di Allegri eh, che hanno ribaltato il Tottenham in pochi eh, minuti. Sotto la eh, testata, se non correte, vi caccio. Eh, Stasera Roma Toro, l'avviso di Mazzarri e poi di spalla Buio Milan 2-0 Arsenal Lazio al Palo. Lasciamo, anzi, prima di lasciare eh, tutto sport, vediamo in eh, basso eh, per la Formula 1 a Barcellona una intensa giornata di test. Seb e Max, gli infaticabili in un giorno corrono tre eh, mh, gran premio. Avanti ora con eh, mh, il eh, centro e andiamo, dunque, torniamo alle testate locali per vedere le pagine dello sport. Ed ecco che mh, chiaramente si inizia con il eh, Pescara e con queste giornate di lavoro per il neotecnico biancazzurro Massimo Epifani, mal di gol eh, Epifani studia la soluzione, la squadra non segna su azione da 586 minuti, il 4-3-3 va in archivio, l'allenatore prova vari moduli, domani l'esordio contro lo stesso avversario che incontrò quando debuttò in A con la maglia eh, biancazzurra. E a proposito di avversario di questo derby pescarese sulle panchine Massimo Epifani contro Roberto Daversa e l'avversario del Pescara sarà il Parma Delfino Tabu per Daversa, da tecnico e calciatore, mai una vittoria in 10 eh, gare. E poi per la serie C. Il teramo vuole eh, sfatare. Il tabù degli scontri salvezza domenica la gara con il Sant'Arcangelo per bissare il successo di Padova. Il difensore Milillo. Speriamo di aver scacciato i fantasmi una volta per tutte. Poi ancora serie D la crisi dell'Aquila Calcio. Assemblea deserta. L'Aquila è a un passo dal fallimento. I soci rossobruno non si presentano per approvare il bilancio. Giocatori furibondi, si rischia di non finire il campionato. Poi ancora. Calcio a 5, Tombesi serve un successo per la storia, se domani vincerà Ruvo di Puglia conquisterà la 2, il tecnico Morena, noi sempre in testa ce la meritiamo. Quindi il basket con le parole di Marco Contento degli Sharks contro Trieste serve l'impresa, domenica sfida del cuore per il play guardia degli Sharks che è un triestino doc, ci tengo a vincere e andiamo ora sul messaggero ehm, anche in questo caso le pagine dello eh, sport, ecco qui ehm, da Versa ehm, Epifani eh, duello eh, pescarese ehm, eh, non solo Oddo e eh, Grosso eh, aumentano i tecnici emergenti cresciuti in clima adriatico per i trainer un duello con le radici in comune quello eh, del Parma e della scuola eh, Renato Curi eh, e intanto il loro eh, riferimento è Cetteo Dimascio, attuale responsabile del settore giovanile dell'Ascoli Calcio. In taglio medio leggiamo eh, Mancuso bussa alla porta o oh, grandi eh, stimoli. Eh, eh, in basso l'Abruzzo eh, capitale del settore eh, giovanile eh, Cosimo eh, Sibiglia dal 24 al 31 marzo, tanti ragazzi pronti a emergere, 2.000 atleti e 139 partite sono i numeri del prossimo torneo delle regioni che eh, si svolgerà in Abruzzo, 36 i comuni interessati per impiantistica e strutture alberghiere. E infine... Eh, siamo ehm, sulla pagina dove il titolo eh, d'apertura è dedicato alla Serie C Teramo squadra che vince si cambia C'è da battere il Sant'Arcangelo Albonoli Spalladini pensa a Varas Milillo giocare a Padova è stata una sorpresa mm, Ora decide il eh, mister Il centrocampista Equadoregno ha scontato la squalifica eh, Panico ancora eh, indisponibile e poi ancora eh, leggiamo in alto bilancio l'Aquila nessuno si presenta ora è caos totale quella di ieri eh, tra le eh, date più infauste per il sodalizio eh, rossoblu e poi ancora L'Avezzano ehm, sollecita un campo in eh, sintetico ehm, e poi di spalla per il basket eh, di Bonaventura, eh, Roseto ha fame, quindi si eh, salverà il figlio d'arte. Eh, mi eh, chiamano Talismano, sono già eh, contento eh, così. E siamo arrivati alla fine di questa edizione odierna di Mattino 6. Io vi ricordo gli appuntamenti eh, con le edizioni principali del TG6, ore 14, ore 19 e ore 23. Ringrazio Silvia Gentile in regia e ringrazio voi per la cortese attenzione. Buona giornata.